Buongiorno a tutti, appunto io sono Laura Pessoni, Head of Innovation Design in Artemide e qui con me c'è Laura Salviati, Head of Communication and Trainings. Abbiamo il piacere di introdurvi la nostra ultima frontiera di ricerca, un patent on invention, la tecnologia integralis, che appunto vi introdurremo dal punto di vista scientifico del suo sviluppo e poi vi faremo con piacere vedere anche degli applicativi che abbiamo fatto ovviamente nell'ambito health and care. Lascio la parola a Rossa Piatti per cominciare e poi ci passeremo insomma. Buongiorno, eccoci, allora vi volevamo appunto presentare questa tecnologia Integralis. Come voi sapete, Artemide è da sempre la Human Responsible Life, quindi per noi è sempre stato fondamentale andare a vedere quella che è la capacità della luce di influire sul benessere delle persone. La luce è uno degli elementi fondamentali per l'uomo, come l'aria e l'acqua, e ha sempre segnato il nostro benessere e ultimamente siamo sempre più consapevoli e attenti a questo aspetto. Artemide, nelle sue ricerche, già prima di quello che è stato l'impatto della pandemia, aveva cercato di andare un po' oltre e di andare ad analizzare quello che era la capacità della luce di influire non solo sul benessere delle persone, ma anche sulla loro salute, andando a spingere sempre un po' oltre quella che è la ricerca che facciamo su cosa si può fare attraverso le diverse lunghezze d'onda della luce e quindi andare a capire come la luce può lavorare anche come strumento di sanificazione, andando ad avere una capacità attiva rispetto ai funghi, ai batteri ed anche ai virus, alle muffe. Da questo studio è nata la tecnologia Integralis. La tecnologia Integralis ha principalmente una prima grande specificità, a differenza di tante altre tecnologie che erano già presenti sul mercato rispetto alla sanificazione attraverso la luce. Questa tecnologia combina una luce sanificante con una luce che ha una grande qualità percettiva, quindi con una luce che la fa prima di tutto il suo mestiere di essere una buona luce e oltre a questo riesce anche ad avere una capacità attiva contro tutti questi microorganismi patogeni. Quindi è una luce che lavora non come altre tecnologie con UV, ma lavora con una frequenza all'interno dello spettro del visibile, che è quella dei 405 nanometri. E qua lo vedete molto bene, è una frequenza che lavora nello spettro del blu-viola, ma che fa parte ancora dello spettro del visibile, quindi non è dannosa per l'uomo. Questo a differenza di altre soluzioni che lavorano con l'UV, che invece sono immediatamente dannose per le persone, e oltretutto si parla in questo caso di una luce, ma di una luce che non lavora nel visibile e quindi non è percepibile. La nostra tecnologia Integralis invece lavora con la luce nello spettro del visibile, in particolare con questa frequenza dei 405 nanometri, e ha questa capacità attiva contro virus e batteri. Noi come Artemide ci occupiamo ovviamente di luce, per questo siamo stati supportati in questa nostra ricerca da diversi enti esterni, università e enti di ricerca, come ad esempio l'Università di Subria, l'Università di Padova, per svolgere tutti quelli che sono i test relativi alla capacità attiva di questa luce, sia su una serie di batteri selezionati in base ai batteri più frequentemente presenti all'interno dei nostri spazi, sia anche alcuni test sui virus. Come agisce questa luce? Essendo una lunghezza d'onda molto molto stretta, ha la capacità, la forza di andare a rompere l'RNA dei batteri o di dei virus o di sovraossigenare le cellule dei batteri, andando quindi a farle, diciamo, esplodere e quindi andando a controllare quella che è la presenza nei nostri spazi di questi microorganismi patogeni. Ovviamente sono state svolte tutta una serie di test in laboratorio e tutti questi test sono disponibili per chi
volesse appunto consultarli, verificarli. Questi sono alcuni test e qua vedete come al crescere dell'energia, della dose di luce, va a decrescere la crescita dei batteri sulle superfici, perché questa tecnologia è attiva rispetto ai batteri presenti sulle superfici illuminate dalla luce. Qua vedete una selezione di batteri con tutta una serie di parametri rispetto a quelle che sono le diverse energie necessarie per essere attivi, perché ovviamente questo mondo di batteri, virus, microrganismi, patogeni è un mondo molto vario, molto vasto, quindi sono state svolte tutta una serie di verifiche su un'ampia gamma di diversi microrganismi. Qua vedete appunto alcune teste, vedete sopra i petri. Nel primo c'è una assenza di luce, nel secondo c'è una prima tipologia di tecnologia che poi vi spiegheremo, che è quella della luce bianca, e nell'ultimo c'è invece la massima dose della nostra tecnologia integrale, quindi con una luce blu, e vedete come si arriva alla completa assenza di batteri grazie all'azione attraverso la luce. Tutto questo per arrivare al concetto fondamentale di questa tecnologia, appunto, che è la dose. Quindi lavoriamo con una particolare quantità di questa energia nella lunghezza d'onda dei 405 nanometri per essere più o meno attivi rispetto ai diversi batteri. Quindi si tratta di una quantità di luce per una determinata per un determinato tempo, per un determinato tempo di applicazione, e in questo modo andiamo a stabilire quella che è la dose necessaria a combattere le diverse tipologie di batteri. E questo ci serve anche per riuscire ad usare questa tecnologia secondo dei ritmi che seguono quelli che sono i ritmi delle nostre giornate, delle nostre attività all'interno degli spazi. Quindi qui si vede ad esempio un nostro prodotto che è Discovery, che poi abbiamo anche qui all'esterno se volete vedere, e si vede come possiamo agire ad esempio con una luce, con una dose inferiore di questa frequenza attiva durante le ore del giorno, quindi con poi una percezione in questo caso di luce perfettamente bianca, ma comunque una dose che mi consente di avere un mantenimento che evita la crescita di nuove colonie batteriche, e una dose poi di energia attiva che cresce nel momento serale o in alcuni momenti della giornata a seconda di quello che è l'utilizzo dello spazio, a seconda di quelle che sono anche le diverse tipologie di spazio, quindi una crescita della dose di luce attiva e quindi una qualità di luce che vira verso una percezione più di luce viola in alcuni momenti, per andare a essere più attivi nell'andare a eliminare i batteri presenti nello spazio. Qua vedete appunto queste due diverse modalità che noi abbiamo chiamato day e night, proprio per andare a differenziare una modalità, una dose più leggera che serve come mantenimento, da una dose più forte che serve invece proprio come una dose più attiva nell'andare appunto a eliminare i batteri presenti nello spazio, e che equivale però nel caso di questa tecnologia, che è la white violet, equivale però ad una percezione di luce viola. Ecco, qua vedete tutti i calcoli, ovviamente noi come Artemide siamo a vostra totale disposizione nel supportarvi con i calcoli, questo perché lavorare con questa tecnologia significa aggiungere a quelli che sono i tradizionali calcoli luminotecnici anche tutta una parte di calcoli radiometrici rivolti proprio alla misurazione delle diverse dosi di energia che raggiungono le superfici che vogliamo mantenere pulite dai batteri. Ecco, Integralis per noi è una tecnologia di luce, non un prodotto. Questo cosa significa? Che abbiamo applicato questa tecnologia
in tanti diversi prodotti all'interno della nostra collezione, secondo dei diversi livelli e secondo delle diverse capacità di lavorare all'interno degli spazi. Quindi abbiamo un ecosistema che si compone di 4 diverse tecnologie: una White Integralis, una White Violet, una Pure Integralis e una Violet Integralis. Oltre a questo, poi, come Artemide, possiamo eventualmente supportarvi anche con l'aggiunta di una tecnologia UV, che però, appunto, diciamo, fa meno parte di questa tecnologia Integralis, di questa tecnologia brevettata Integralis. Quindi, andando nello specifico delle singole tecnologie, c'è una White Integralis, dove una percezione di luce sempre bianca e una dose di energia che aiuta a non far crescere le colonie batteriche. Un CRI90, quindi una percezione della luce perfetta, ed è una tecnologia che andiamo ad applicare in tantissimi nostri prodotti, soprattutto, diciamo, nella collezione più design. Poi c'è una seconda tecnologia, che è quella che abbiamo visto prima, che è la White Violet. Eccola, la White c'è anche ovviamente in tanti prodotti tecnici. Una White Violet, che è quella dove ho una doppia modalità di azione, quindi una luce bianca con una modalità di mantenimento, una luce viola con una dose più forte. All'interno dello stesso prodotto posso scegliere come andare ad usare queste due energie per variare il ritmo della luce nello spazio durante il giorno. Poi c'è una Pure Integralis, in questo caso in principio è un po' quella della White Violet, ma ho sempre comunque una percezione di luce bianca. E qua vedete diversi prodotti che poi la collega vi spiegherà meglio nelle applicazioni. Infine l'ultima tecnologia, e qui abbiamo soprattutto molti prodotti più tecnici, infine l'ultima tecnologia che è quella del Violet Integralis. In questo caso si tratta di prodotti con luce semplicemente ad emissione viola, quindi con la dose maggiore di emissione, che possono essere integrati in soluzioni di illuminazione già esistenti o integrati come rinforzo alle altre tecnologie. A questo punto passerei a Laura, che vi spiega le diverse applicazioni. Sì, esatto. Allora, completerei un attimo questa presentazione sottolineando appunto il fatto che quando lavoriamo in modalità daily, quindi quando effettivamente facciamo luce per compiere un task, ovviamente siamo in totale conformità con quelli che sono i valori e i parametri richiesti dalle normative, quindi in termini di punto di colore, in termini di temperatura di colore e non di meno anche efficacy rispetto a tutto il tema dell'efficienza energetica. Ma soprattutto molto importante la sicurezza di questo sistema dal punto di vista fotobiologico. La forza di Integralis è di poter lavorare con le persone, e proprio per questo abbiamo svolto tutta una serie di test che sono ovviamente richiesti dalla normativa per garantire la sicurezza dei prodotti su due elementi fondamentali del nostro corpo, quindi la pelle e gli occhi, che ad esempio con la tecnologia UV ci sono comunque molto a rischio. Quindi questo tema della sicurezza rispetto alla presenza delle persone è fondamentale. Poi ovviamente per essere integrata non solo in ambito residential, ma appunto anche nel contract, in progetti appunto offices, health and care o education, offre tutta una serie anche di compatibilità dal punto di vista dei controlli, non di meno anche il controllo attraverso il nostro sistema wireless con interfaccia dedicata, dove vedete potete scegliere la modalità e anche schedularla rispetto appunto a dei ritmi dello spazio piuttosto che all'integrazione con sensori di presenza. Ora vi facciamo vedere questa importante applicazione. Stiamo lavorando con l'Istituto Carlo Besta e stiamo portando avanti da ormai 8 mesi uno studio osservazionale unico nel suo genere, nel senso che abbiamo applicato Integralis all'interno di un reparto di neurochirurgia, vedete qui appunto la pianta del reparto, quindi è uno spazio, sì, uno spazio assolutamente completo. Ed è importante perché l'ospedale è proprio un
un esempio di quello che può essere un ritmo 24 ore, 7 giorni su 7 sempre attivo, piuttosto che ad esempio stanze di degenza dove ci sono pazienti che stanno lì tutto il giorno ma che hanno comunque dei ritmi di vita differenti e che dopo 5 giorni insomma vanno a casa. Quindi abbiamo elaborato questo prodotto in versione speciale perché appunto è uno spazio che ha relativamente i suoi anni e quindi non si poteva andare a toccare in questo caso nulla, e quindi abbiamo applicato la tecnologia in tutti gli spazi con dei sistemi di controllo e di gestione differenti, proprio per quello che vi dicevo, cioè nei bagni ad esempio è molto interessante come stanno i punti più critici piuttosto che in altri locali tecnici tipo il vuotatoio. Abbiamo prediletto la performance viola sempre, e che si attiva, che cambia, poi si commuta in modalità day, quindi in luce, quando la persona entra grazie all'interazione con un sensore di presenza, piuttosto che invece utilizzato ovviamente apparecchi ad ottica controllata nelle sale di degenza, dando una modalità di controllo manuale, proprio per non rendere vittima il paziente, diciamo, di una luce programmata, ma renderlo attore attivo. Qui vedete altri ambienti, la tisaneria, gli ambulatori, appunto l'interazione con sensori di presenza, e in ogni caso comunque tutto il dipartimento si può controllare Bluetooth con la nostra app. Una cosa molto importante è il monitoring che stiamo facendo. Abbiamo una piattaforma e dall'inizio dello studio monitoriamo l'utilizzo di Integralis ogni settimana in tutti gli ambienti, proprio perché stiamo facendo dei test ambientali che vedete qui, con piastre, sedimento, tamponi, campionamento dell'aria attivo, che vengono svolti diciamo periodicamente, e di cui abbiamo già i risultati, e insieme poi andiamo ad incrociare rispetto alla riduzione del tasso di infezioni dei pazienti all'interno dell'ospedale, del reparto. Queste sono un po' di fotografie del caso e i risultati sono assolutamente positivi. Si dimostra come diciamo anche in concordanza con quelli che erano i test di laboratorio, che Integralis nel tempo contribuisce alla riduzione batterica. Ma un aspetto molto importante che vi voglio trasmettere prima di concludere il mio intervento è Integralis non è nata a causa della pandemia, è nata prima perché l'obiettivo è occuparsi della qualità ambientale. Considerate tutto il vantaggio di questa tecnologia rispetto anche al tema dell'antibiotico resistenza, che negli ospedali, nell'RSA è un tema molto importante, perché la luce neutralizza il batterio. Quindi il batterio non ha possibilità di, come dire, nel tempo rendersi resistente a questo tipo di agente eliminante. Quindi la luce ha questo effetto di eliminazione delle colonie batteriche senza trenizzarlo, e quindi questo è assolutamente fondamentale. Ed è fondamentale l'utilizzo nel tempo, perché i dati che abbiamo analizzato all'Istituto d'Est. C'era anche un altro esempio che volevo farvi vedere, che è Corian. Insomma, poi comunque abbiamo tutto, vi possiamo mandare tutte le slide qualora siete interessati. È proprio che Integralis lavora nel tempo, quindi applicando questo continuo ciclo giorno-notte riusciamo comunque a migliorare la qualità ambientale degli spazi.